hand over your form. Con i giochi di dicembre si conclude un anno lunghissimo, che lascia spazio ad un 2014 pieno di buoni propositi e grandi prospettive. Il prossimo sarà l'anno della next gen secondo Sony e Microsoft, visto che per il momento PS4 e Xbox One ci hanno lasciato con poche soddisfazioni. In questo dicembre, del resto, le soddisfazioni sono arrivate da altre fonti. Con un panorama PC sempre vivace, le vecchie console tutt'altro che pensionate e persino il mercato mobile, animato da un insolito fermento. Dal canto suo, PlayStation 3 chiude in bellezza con quella che sarà probabilmente la sua ultima grande esclusiva. Gran Turismo 6 è l'incarnazione videoludica della passione per l'auto. Un titolo veramente monumentale, caratterizzato da un modello di guida tutto sommato tradizionale per la serie, eppure raffinato quanto basta. Si vedono i freni di una Genesi ancora old gen, soprattutto nell'intelligenza artificiale e nel sistema dei danni, ma quella di GT è un'esperienza di guida che vale la pena di provare. Space. Feel the warmth of the sun. Metà avventura grafica, metà platform, Sticky to the Man è una delle più gradite sorprese di questo dicembre. Con uno stile grafico molto particolare ed un concept fresco e divertente, il titolo firmato Zoink Games è una delle proposte più fresche di questo mese, originale e fuori di testa nella sua dimensione tutta cerebrale. Da provare. Uscito su Steam senza troppi strepiti, TeslaGrad ha saputo letteralmente conquistarci. Si tratta di un platform con una forte componente puzzle, legata all'utilizzo di campi magnetici. Caratterizzato da un tratto molto semplice ma espressivo, il titolo ci ha ricordato i tempi d'oro del genere, grazie ad una difficoltà sempre stimolante, e a qualche boss fight veramente epica. Anche se in silenzio, inoltre, TeslaGrad riesce a raccontare una storia molto semplice, fatta soprattutto di marchingegni, invenzioni e ambientazioni estremamente evocative. Chiude il trittico dei platform di questo dicembre The Cars of Brotherhood, interessante esclusiva Xbox. Press Play propone un platform 2.5D veramente brillante, anche questo ibridato con dinamiche da puzzle game. Qui la risoluzione degli enigmi passa dalla capacità di Max di disegnare liane, tronchi, geyser e colonne di roccia grazie al suo evidenziatore magico. L'interazione con l'ambiente diventa quindi fondamentale per superare le insidie del mondo di gioco, peraltro ben caratterizzato. Arriva, attesissimo dai fan, il secondo capitolo di The Room, puzzle game esclusivamente distribuito su piattaforme mobile. Il titolo si rivela quasi identico al precedente, ma questa volta è corroborato da maggior varietà nel mood e negli ambienti, sfortunatamente penalizzato da un'eccessiva facilità nella risoluzione degli enigmi, e quindi da una longevità ancora troppo bassa. I riferimenti ai miti di Cthulhu e ai racconti horror del maestro di Providence sono evidenti, e si sposano benissimo con il resto degli elementi narrativi e ludici. Sicuramente il miglior puzzle disponibile su App Store. Un altro grande titolo è arrivato questo mese su App Store, rappresentando a suo modo una piccola rivoluzione del mobile gaming. Si tratta di Republic, stealth game sviluppato dalla neonata Camouflage. Il titolo ha una distribuzione episodica e per il momento abbiamo giocato solo la prima puntata, Exordium. Non lo inseriamo quindi fra i runner-up, attendendo la release completa di tutta la stagione. Discorso analogo vale quindi per la seconda stagione di The Walking Dead, di cui All That Remains rappresenta l'episodio introduttivo. Attendiamo quindi i prossimi capitoli, fiduciosi nel lavoro di Telltale. Il gioco del mese di dicembre non poteva che essere Bravely Default. Il titolo Square Enix è un vero e proprio monumento al gioco di ruolo d'antano. Si presenta sul mercato con la forza dirompente di un classicismo sfrenato, ma lavora sui ritmi e sulla profondità strategica, per consegnarci un battle system dinamico e vivace come pochi. Non è una sorpresa che dopo gli ottimi risultati ottenuti in Occidente, il publisher abbia annunciato un secondo capitolo. Bravely Default, del resto, è forse una delle gemme più preziose intagliate dalla casa di Final Fantasy.